Buonasera. Possiamo direi cominciare in perfetto orario questa cerimonia e io naturalmente vi do il benvenuto a Gragnano, e vi ringrazio per la vostra presenza. Per noi, per questa cerimonia di consegna della benemerenza civica, che costituisce un momento molto importante per l'amministrazione comunale, ma per tutta la comunità gragnanese. Naturalmente devo partire con dei ringraziamenti, perché come vedete abbiamo qua con noi questa sera il Vescovo di Piacenza, Monsignor Adriano Cevolotto, che è stato invitato e ha aderito alla nostra richiesta, quindi noi siamo molto grati della sua presenza, perché sappiamo che ha tanti impegni, ma ha trovato il tempo per noi in una giornata, oggi, il 29 di settembre, in cui Gragnano festeggia proprio il San Michele, cioè il patrono della comunità gragnanese, San Michele Arcangelo, quindi è proprio nella giornata ufficiale, e in altre circostanze abbiamo dovuto scegliere altri momenti, invece oggi appunto siamo proprio nella giornata di San Michele Arcangelo. Ringrazio poi il comandante della compagnia, comandante dei carabinieri della compagnia di Piacenza, Carusone, il nostro comandante della stazione dei carabinieri di San Nicolò, Vincenzo Russo, il comandante della polizia locale, Paolo Costa, e naturalmente poi i ringraziamenti a tutti voi che siete qua con noi a vivere questo momento così significativo. Allora, questo è il quinto anno in cui viene consegnata la benemerenza civica. E ogni volta chiamiamo un'autorità, diciamo così, che insieme al sindaco consegna al premiato il riconoscimento, e quindi si tratta ogni volta di persone nuove che sono qua con noi, e pertanto ritengo opportuno, come dire, ricordare un po' le ragioni che sono sottese a questo conferimento, le motivazioni per cui si è pensato di istituire la benemerenza. Allora, intanto, come ho avuto modo di precisare più volte, non si tratta di un premio, di un riconoscimento alla bontà, alla solidarietà di una persona, ma è una forma di ringraziamento dell'amministrazione, quindi della comunità gragnanese, a chi, a un concittadino, a una concittadina che nel corso del tempo si è impegnato all'interno della comunità in vari settori disparati, possono essere gli impegni politici, amministrativi, nell'associazionismo, nello sport, nel settore scientifico, insomma in qualunque settore che però ha contribuito a far crescere la comunità gragnanese. Quindi è un riconoscimento alla cittadinanza attiva, a chi cioè si è impegnato attraverso una serie di azioni continuate nel tempo, quindi non si deve trattare di un atto occasionale, meritevole, però occasionale, bensì appunto di una persona che attraverso il suo comportamento continuato per tanti anni ha dato, come dire, un contributo significativo alla comunità, e quindi a soddisfare i bisogni della comunità, bisogni di vario genere, per cui si può dire che il Gragnano di oggi, la comunità gragnanese di oggi, è così. Se c'è del bene, c'è del buono, è così, perché questo è avvenuto anche grazie al contributo di questa persona. Questo perché? Perché noi siamo partiti da una considerazione, in sostanza. Abbiamo riflettuto su una frase di un sindaco importante, famoso, Giorgio Lapira, il quale, rivolgendosi appunto alla sua comunità, chiedeva ai cittadini di amare il proprio paese, di amare la propria città come se fosse la propria famiglia, come se fosse un modo per esprimere la propria personalità. E diceva appunto, ricordava i propri cittadini che ognuno di noi
deve contribuire a migliorare, a conservare la città di cui fa parte, per trasmetterla non intatta ma migliorata alle generazioni future, e chiedendo appunto di fare in modo che attraverso il loro contributo, la loro azione, emergesse quella che è l'anima, il mistero nascosto di ogni comunità, di ogni città. Noi pensiamo, abbiamo pensato, che questo invito fosse rivolto in primis a chi amministra, a chi si è assunto l'incarico di amministrare la cosa pubblica per un certo periodo di tempo, ma pensiamo anche che sia questo un invito rivolto a tutti i cittadini, nella consapevolezza che un'amministrazione da sola, benché capace, benché volonterosa, non possa assolvere al meglio e soddisfare al meglio quelli che sono i bisogni molteplici di una comunità. Occorre che ci sia una collaborazione, un'azione comune. E quindi abbiamo pensato che fosse bello individuare all'interno della nostra comunità chi, come dicevo prima, ha fatto proprio questo invito del sindaco Lapira, magari senza saperlo, vivendo in questo modo appunto il suo essere cittadino, la cittadinanza attiva appunto. In questo modo queste persone possono, ne verrà conservato ricordo, perché noi appunto avremo la casa della memoria e nel corso degli anni altre persone diciamo verranno ricordate, e queste persone diventeranno degli esempi, perché c'è bisogno appunto di testimoni, di persone che vivono i principi, no? E che non si limitino a parlare, di persone appunto che non si limitano a delegare, di persone che si limitano a dire quello di cui c'è bisogno, quello che ci vorrebbe, quello che ha sbagliato, quello che andrebbe cambiato. Questo va bene, ma c'è bisogno anche di persone che si attivano direttamente, che fanno la loro parte. Ed è giusto che di queste persone venga serbato appunto, come dicevo prima, il ricordo. Quindi da qui appunto la decisione di istituire questa benemerenza civica. Le ragioni, cioè quest'anno ci siamo chiesti a chi avremmo potuto riconoscerle, il nostro sguardo è andato alle frazioni, fino ad oggi questo non è accaduto, e abbiamo individuato la figura di Don Artemio, non è stato difficile. Abbiamo fatto il nome alle associazioni del territorio con cui condividiamo sempre l'individuazione della persona, e queste hanno aderito con molto entusiasmo, hanno accolto questa proposta, e quindi siamo qui questa sera appunto a ringraziare in questo modo Don Artemio. Le ragioni specifiche che ci hanno indotto a scegliere Don Artemio quest'anno verranno poi spiegate meglio di me da Marco Caviati, che è, oltre ad essere vice sindaco, è anche proprio parrocchiano della parrocchia di Casaligio, quindi di Don Artemio, quindi ci è sembrato giusto che fosse lui a specificarlo. Io posso dire solo che quando siamo andati da lui a dargli questa notizia, allora Don Artemio, come dire, in un primo momento è rimasto abbastanza, diciamo, sconvolto, diciamo così, ecco, molto turbato, ecco, la parola corretta è turbata. È turbato perché ha subito messo in evidenza come secondo lui non c'erano le ragioni, perché quello che lui ha costruito in questi 33 anni a Gragnano, a Casaligio, sono dovuti alla collaborazione e all'aiuto che ha ricevuto dalle persone che ha avuto intorno, ai parrocchiani. Ecco, noi non siamo d'accordo, nel senso che se è vero che le cose si fanno sempre insieme, perché nessuno riesce miracolosamente ad assolvere a tutti i compiti al meglio lavorando da solo, ha sempre bisogno degli altri, questo vale per tutti e quindi anche per Don Artemio, però è molto importante che chi ha dei ruoli sappia essere accogliente, ruoli importanti, sappia essere accogliente, sappia far
attrarre appunto a sé le persone e le mantenga vicino a sé. Questo significa che lui è stato bravo, diciamo così, a distribuire compiti, responsabilità, a riconoscere il ruolo, far sentire protagonisti i suoi parrocchiani e quindi a costruire questa comunità molto coesa, molto vicina a lui, ma molto vicina anche ai bisogni del paese. Queste le ragioni in generale. Mi dilungo ancora un attimo per fare questa osservazione. Ogni anno la benemerenza civica è anche un modo per riflettere, per svolgere qualche riflessione. L'anno scorso eravamo qua per premiare i medici di base che avevano dato un contributo molto significativo durante il periodo della pandemia e avevamo messo in evidenza come fosse importante appunto il sentirsi uniti, una cosa sola, no? Il messaggio che ogni sera, da allora anche oggi, non tutte le sere quotidianamente, ma quasi tutte le sere dall'amministrazione parte verso i parrocchiani, termina sempre per dare un resoconto di quella che è la situazione, visto che siamo ancora in stato di emergenza, il messaggio termina con che tutti siano, con un invito, che tutti siano una cosa sola, perché proprio il periodo della pandemia ha messo proprio in evidenza ancora di più di quello, ciò che già sapevamo comunque, che tutti siamo in relazione, tutti dipendiamo gli uni dagli altri, che il benessere dell'uno determina positività anche sugli altri, mentre il venir meno di un elemento, di una professione, di un settore commerciale, di una figura, di un ruolo all'interno della comunità si ripercuote negativamente sugli altri. Questo stesso discorso vale anche quest'anno, lo riprendo, cioè il fatto di stare insieme, di lavorare insieme, e lo riprendo dandogli una sfumatura particolare legata alla figura di Don Artemio, che è un sacerdote. Noi abbiamo detto che questa è una benemerenza civica riconosciuta in base al tema alla cittadinanza attiva. Ecco, il riconoscimento di Don Artemio ci dimostra come si possa essere cittadini, pienamente cittadini, no? All'interno della comunità, indipendentemente dal ruolo che si ha e quindi anche se si svolge in cui l'aspetto più importante appunto è quello di carattere religioso. Il riconoscimento a lui ci dimostra che la cittadinanza può essere vissuta sia alla luce della Costituzione sia alla luce del Vangelo, quindi non devono essere questi concetti vissuti separatamente in compartimenti stagni, ma invece bisogna valorizzare questo aspetto, che tutti andiamo nella stessa direzione, cioè verso la realizzazione di quello che è il bene comune. E non è, secondo me questa è un'occasione opportuna per ricordarlo, e chiudo così, perché benché so che diversi testi ecclesiali parlano della cittadinanza, da parte di alcuni, fortunatamente non di tutti, forse di pochi, però da parte di alcuni c'è a volte la tendenza a separare i due momenti. Diceva Sant'Agostino, un po' a fuggire la responsabilità della costruzione della città dell'uomo, no? Cioè, a volte da parte di alcuni, almeno lo dico io che sono sindaco ma sono anche credente, ho l'impressione che ci sia la tendenza a rinchiudersi nel rispetto di principi astratti, di valori importanti, di rispetto di formule, mentre c'è più ritrosia nell'impegnarsi nell'attività pubblica, nel mescolarsi, nell'assumersi appunto anche altri tipi di responsabilità. E, non so se è vero, questa è una mia considerazione personale, ovviamente, è un'opinione, può essere non condivisa, ma la esprimo dicendo invece che per noi Don Artemio appunto invece è l'esempio proprio del contrario, cioè di chi, mettendo in pratica quelli che sono i suoi valori, cioè la sua fede appunto,
i suoi valori religiosi in cui ha creduto, sulla base della quale ha impostato la sua vita, è stato molto importante nella realizzazione della città dell'uomo, della nostra comunità gragnanese, nella vita di tutti i giorni. E proprio per questi motivi noi siamo qua per dirgli grazie. È riuscita a far passare dei principi, dei concetti per cui ha reso forte e unita questa comunità. Ha realizzato e ha fatto capire che i beni della parrocchia non sono solo dei beni parrocchiali, ma sono una risorsa per la comunità. Tutti i beni sono messi a disposizione di chiunque all'interno di Casaleggio. Quindi l'asilo, che è uno dei motivi per cui abbiamo fatto questa benemerenza, la gestione del campo, la gestione di tutti gli spazi parrocchiali, sono vissuti e sono fatti passare, e quindi la comunità ha inteso questa cosa come una risorsa, una ricchezza di ognuno, ed è per questo che ognuno, con le sue capacità, con le sue caratteristiche, è riuscito ad impegnarsi e a collaborare tutto questo. Quindi tutto questo non ci potrebbe essere stato se non grazie al carattere, alla persona, a quello che ha fatto in 30 anni Don Artemio a Casaleggio. Quindi, se è così, è vero che tanti hanno lavorato, ma perché qualcuno si è sempre messo in prima persona, ha sempre dato l'esempio ed è sempre stato lì, senza nascondere i propri difetti, i propri problemi, ma ha sempre dato un aiuto, è sempre stato presente. Quando è il momento di dare anche magari una sterzata alla comunità l'ha fatto, quando è il momento di dare una mano l'ha fatto, e quindi la persona di Don Artemio va premiata per quello che è. Tutto questo, l'asilo, ricordare l'asilo, 90 anni di storia. Don Artemio in questi ultimi 30 anni ha fatto tanto, come i suoi predecessori, però è da ricordare negli anni di crisi economica, negli anni di crisi dell'asilo, Don Artemio non ha mai mollato, è sempre stato in prima persona e ha fatto di tutto per tenerlo aperto, perché l'asilo è un servizio alla comunità e ha sempre fatto qualsiasi cosa per tenerlo aperto, perché la sua preoccupazione erano le famiglie. Le famiglie hanno bisogno e noi dobbiamo esserci. Tutti gli spazi parrocchiali, come ho sempre detto, lasciati a disposizione di chiunque, quindi dalla festa della Bortolina, anche l'attività commerciale del ristorante per potergli consentire di rimanere aperto nei periodi di lockdown, qualsiasi attività viene svolta. Campeggio di Carisolo, 30 anni di storia di un campeggio che è partito con lui e che sta andando avanti con altre persone che si sono messe in pista e hanno aiutato, e adesso stanno proseguendo sulla strada che ha aperto Don Artemio. Quindi anche questa è la capacità di Don Artemio di attorniarsi di persone, di figure e ambiti diversi che lo aiutano e proseguono l'attività. La cura, l'attenzione dei beni, come dicevamo prima, tutti i beni della parrocchia vengono visti come risorse, come tale ha un'attenzione, una cura nel mantenerli ordinati, nella manutenzione e soprattutto fare in modo che chiunque ne possa usufruire. E poi l'apertura della comunità, il bisogno alle famiglie, c'è l'attenzione ai bisogni delle famiglie, di chiunque, non solo residenti, ma anche chi ha bisogno, non solo chi frequenta la parrocchia, quindi chiunque viene, la porta è sempre aperta e lui ha sempre fatto in modo che chiunque ricevesse sostegno di qualsiasi tipo, non solo spirituale o comunque per quello che riguarda l'esigenza della parrocchia. Quindi dicevo, questi sono solo alcuni esempi, ma in realtà in 30 anni ce ne sarebbero tantissimi di esempi. Non si possono elencare tutti, sicuramente qualcuno lo dimenticherei, ma questi sono gli esempi più importanti per cui abbiamo deciso per questo premio. Quindi un grazie da parte sia dell'amministrazione, ma anche come membro della parrocchia, da parte di tutta la parrocchia, e penso che il numero di persone che sono qua sono a dimostrare proprio quello che vale il valore di Don Artemio per noi. Mi ero dimenticato prima di passare agli altri discorsi,
So che c'è un messaggio da parte dell'asilo, dei bambini dell'asilo, quindi un messaggio, vieni un attimo a leggerlo. Buonasera a tutti. Allora, questo è un messaggio molto più semplice perché è come se lo leggessero i bimbi, è da parte di tutto il personale dell'asilo per il nostro Don e inizia così con una lettera. Caro Don, per noi tutti sei speciale, l'asilo senza di te non può funzionare. Ogni giorno ci vieni a salutare e una carezza tutti vorresti dare. Quando arrivi la mattina ti allunghiamo la manina e ogni giorno il 5 noi vogliamo e con gioia ti aspettiamo per batterti la mano. La tua scuola è semplice e familiare e da te abbiamo imparato che tutti bisogna accettare. La passione che hai per i più piccoli e l'attenzione per i più deboli si respira accanto a te e tu ti fai sentire come dei re. Ci allieta e ci sostiene la tua presenza e di te non possiamo fare senza. Grazie Don. Bene, allora adesso consegniamo questo riconoscimento che non ha valore penale, diciamo, ma veramente fatto col cuore, quindi chiediamo a Don Artemio di venire qua, al Vescovo a cui lo facciamo consegnare. Io vi leggo semplicemente quali sono, breve indicazione che abbiamo scritto. Se mi passi anche gli occhiali perché sono un po' cercata. Grazie. Allora, in alto abbiamo scritto, Don Artemio, gli uomini sono in attesa, essi giudicano la verità della religione secondo la fecondità di questa nella vita sociale. È sempre la pira, noi ci speriamo lì. Allora, il comune di Gragnano Trebiense conferisce al reverendo Don Artemio Bonzanini la benemerenza civica Gragnano Bene Comune per l'assidua attenzione rivolta ai bisogni della comunità gragnanese e per i concreti atti di accoglienza e solidarietà verso le persone in difficoltà. Adesso allora concludiamo con le parole di Don Artemio, Don Andrea e alla fine lasciamo il Vescovo questa incombenza di chiudere questo momento. Anche in questo momento sono confuso, sconcertato e a disagio, ma molto. Di quello che mi hanno consegnato, vorrei che anche voi aveste a vedere quello che vedo io, perché se no davvero sono turbato. Vedere in quello il volto, il nome e il cuore di tutte quelle persone, cominciando dai ragazzi, dai giovani, dagli adulti, dagli anziani, dai pensionati e anche gli ammalati. Loro, vedere il loro nome, il loro volto, il loro cuore, perché tutto sta lì, al prete. Avete detto troppo del prete, dai. Io sono ancora quello di ieri e di ieri l'altro, non mi cambia niente. Quando sono andato a Scrivellano alla prima parrocchia, 39 abitanti. Alla domenica, dopo la messa, uscivo in mezzo alla gente, in mezzo agli uomini, no, soprattutto le donne, dovevano andare a casa a preparare il pranzo e gli uomini, tanto per conoscere i loro problemi, difficoltà, per sentirli, per fare amicizia. E un giorno
una domenica disse a loro che sarebbe stato bello poter fare due aiuole sul piazzale della chiesa che era fatto di cemento e di asfalto. E si è fatto un gran silenzio. Poi uno di quei agricoltori, tutti agricoltori, che parlava poco, però quando parlava bisognava ascoltarlo, si è rivolto agli altri agricoltori dicendo: cari uomini, bisogna che gli diamo una mano noi, perché lui da solo non sa fare niente. Non era un'offesa, ma ha fatto pensare. E quando sono arrivato a Casaleggio, il giorno dopo, una vecchietta mi ha telefonato che voleva incontrarmi, voleva vedermi. Guarda. Io sono andato e mi ha parlato della sua tristezza, solitudine. Le era morto il marito, non avevano avuto i figli, non avevano più familiari, c'era l'assistenza del comune e lei lo metteva in evidenza, che andava, era davvero un aiuto per lei. E i nipoti che abitavano lontano mandavano una volta l'anno per la vigilia di Natale per prendere qualche soldino. A un certo momento mi ha detto: guarda lì il focolare, sul focolare c'è un legno, è acceso, però vede, non fa fiamma e non dà calore. Ma se io stasera aggiungo gli altri pezzi, lei vedrebbe la fiamma e sentirebbe il calore. Perché nella vita uno vale uno, vale niente. Sono le sue parole che le ricordo bene. Del resto lei che è un prete sa che nel Vangelo il Signore ha mandato gli apostoli non da soli, ma due a due. Quindi mi ha detto: uno da solo non combina mica niente. Beh, ecco, leggo ancora di quanto mi era stato detto 20 anni prima. E allora, ecco, vi ho detto, vedete in quello che mi è stato dato, il volto, il cuore, il nome di tutte le tante persone, perché vi assicuro, Dio conosce i miei limiti, ho finito, voglio sionfarvi, conosce i miei limiti e sa che sono tanti. E allora mi ha messo vicino. Dovunque sono stato, anche Tuna, che sono stato per un po' di anni anche Tuna, mi ha sempre messo vicino delle persone dal cuore grande, da una grandissima umanità, di una grande disponibilità e soprattutto di persone che hanno avuto verso di me una parola. Compassione vale poco, ha tanti limiti, ma quella parola compassione, come è scritta nel Vangelo, quello che il Vangelo dice, come insieme, avanti, insieme. Ecco, io ho trovato questo. Io devo ringraziare la signora sindaca, anche il vice sindaco. Sì. Tutta l'amministrazione di Gragnano, tutte le persone che hanno accettato il mio nome, si rivedessi al mio nome. E ringrazio Sua Eccellenza che è venuto, ma è venuto qui da un prete che vale due soldi, poi adesso con l'età che ha neanche due soldi. Neanche quello, vabbè. Grazie, grazie del tempo che mi ha dedicato. Don Andrea, che per me è un amico veramente, quando ho bisogno, quante volte sono venuto, Don Andrea un consiglio, un aiuto, ringrazio. Ringrazio le altre autorità che sono qui presenti tutti.
e a tutti gli altri, magari ho dimenticato, do un abbraccio molto forte, ma io sono quello di ieri e degli anni passati. Io proprio due parole, perché ma quando il sindaco mi ha chiamato mi ha detto che avevano fatto questa scelta, la prima domanda che gli ho fatto è: ma ha accettato? No, perché conoscendo Don Artemio immagino la fatica che ha fatto. Però ho pensato anch'io, se ha accettato è per le ragioni che lui ha detto, e questo è quello che, cioè la forza della comunità, in particolare della comunità di Casaliggio, è quello che ci dà speranza anche nel cammino che stiamo proprio cominciando lentamente a fare di comunità pastorale, e la vitalità e la partecipazione che Don Artemio ha stimolato e anche accolto in questa parrocchia è quella che ci dà speranza anche per il futuro. E quindi anch'io sono davvero contento di questa scelta che l'amministrazione ha fatto, e mi auguro anche che magari tra 20 anni ne ricevi un'altra così. Andiamo avanti. Buonasera a tutti. Beh, intanto vorrei ringraziarvi perché mi avete permesso di conoscere un mio prete, perché devo dire ci siamo visti quella domenica lì, tra l'altro eri anche appena, cosa avevi combinato, qualcosa di salute, non proprio, non eri in formissima. No, mi avete fatto conoscere Don Artemio perché ho colto quello che anche Don Andrea ha sottolineato, la sua, da una parte, umiltà, ma la sua grandezza, che è quella di saper essere un punto di incontro e un punto di convergenza degli altri. Non è una qualità che abbiamo sempre noi sacerdoti. È più facile sentirci protagonisti e voler fare tutto da soli, o cercare in qualche modo di comandare più che di animare una comunità. E credo che quello che ho sentito dire da voi, ma le motivazioni del premio, del riconoscimento, ma anche un po' la sua reazione, dicano proprio questo, e credo che voi tutti siete testimoni. Grazie perciò per questa opportunità. Io non posso che essere felice quando sento queste cose belle dei preti, è un motivo di gioia anche per il vescovo, e credo che la sua testimonianza sia proprio la testimonianza delle cose ordinarie e semplici, per cui magari viene da dire: ma che cosa ho fatto di straordinario? Ma la grandezza sta proprio nell'ordinario, sta proprio nelle cose semplici di tutti i giorni, e in quella qualità che prima è trapelata, che è il fatto dell'esserci. Dico purtroppo, perché non per volontà ma per necessità, sarà difficile che a Casaliggio ci sia un altro sacerdote che sta come è stato lui in questi anni qui, ma io credo che questo sia un modo un po' per impoverire le nostre comunità, perché il fatto che una persona, un sacerdote, cioè un riferimento per la comunità ci sia, è già un motivo di grande tranquillità e sicurezza per una comunità. E bisognerà fare in modo che appunto ci sia questa garanzia, sia assicurata da qualcun altro. Se non ci sono sacerdoti, bisognerà evidentemente che la comunità cresca, perché il riferimento non venga meno. Grazie ancora per questa opportunità e la vostra attenzione e la vostra sensibilità. E grazie a domani. Grazie davvero. Quindi siamo praticamente arrivati alla conclusione. E ringrazio tutti i presenti, anche tutti i consiglieri comunali, assessori che sono presenti, che non ho salutato prima. Ho visto Michela Milani che è presente, e quindi vi saluto, e nel chiudere ringrazio naturalmente chi è intervenuto.
Chiudiamo con una sorpresa che il coro di Caseliggio ha voluto fare a Don Artemio, che è espressione praticamente dell'affetto che nutre per il loro sacerdote. E buonasera a tutti. Facciamo un coro che faranno un canto a Maria, un'Ave Maria, che segna un po' anche la conclusione di questo incontro, è un omaggio che il coro fa per Don Artemio. Spento per non disturbare. Sì, volevo solo dire che la seduta è tolta, quindi possiamo mescolare.